La sua è una voce che si alza fortissima, ormai da tantissimo tempo, per fortuna non è l'unica, per questi che sono i nostri fratelli in un momento nel quale noi rischiamo la tragedia. È una tragedia che purtroppo continuerà, forse allora è opportuno che più voci si uniscano per far sentire di più quella che dovrebbe essere la verità, che per noi credenti è il Vangelo. Le cittadino che cosa può fare di fronte a questo, di fronte anche a delle decisioni che vengono prese dalla politica e che passano sopra le nostre teste e sopra il nostro cuore? La prima cosa che ogni cittadino possa fare è quello di cambiare cultura e atteggiamento. Se è credente, il Vangelo dice che nel povero c'è il Cristo. Allora non posso dire di amare Cristo e cacciare fuori il povero. Se non sono credente e sono soltanto un uomo di buona volontà, io so che la storia si costruisce con gli uomini, non distruggendoli. Affossare i barconi? Eh? Questa decisione dell'Unione Europea? Io non riesco a capire come si possa fare, perché anche se i barconi vengono distrutti, quel milione di persone che dicono sulle spiagge che fanno? I turisti. Se lei fosse Renzi, se lei fosse... No, non mi chiede se io fossi Renzi, perché io sono il vescovo Franco, altrimenti mi sarei messo da qualche altra parte. Io un uomo di frontiera, che cosa può dire? Vivo col Vangelo in mano, ecco, io ho il Vangelo come manuale, istruzioni per l'uso, e quello devo osservare, ma non posso occupare il posto di altri. E quello che ha detto alla sala il Cardinale Montenegro è stato molto, molto particolare, cioè ha detto: perché parliamo di respingimenti adesso, se li respingiamo in realtà li condanniamo alla morte sicura, morte nel deserto, morte nel rientro, perché diciamo che vogliamo affondare i barconi, perché se buchiamo i barconi, se li facciamo affondare resteranno un milione di sofferenti, di ultimi sulla riva, e vi assicuro che sono votati a morte certa e non sicuramente a buttarsi poi a farsi un bagno in mare. Non ci possiamo più permettere il lusso di sprecare ore del nostro tempo per decidere cose che nel mondo non lasciano nessun segno. Questo Dio di prima comunione non fa la storia del mondo. Un uomo che mangia il pane di Cristo è la storia nuova del mondo, no? Oppure, tenendo conto che c'è un sistema economico-politico che continua a produrre fame, sete, disoccupazione, morte, violenza e rabbia, è facile sentir dire adesso: buchiamo, andiamo tutti col trapano, ognuno buca una barca e così va a fondo. Ma se è vero che c'è un milione di persone sulla riva, non è che quando noi andremo a bucare la barca saranno lì a battere le mani e poi si faranno il bagno? È gente che indietro, ce la siamo detti, non può tornare. E io com'è che posso andare in un'altra nazione a bucare le barche? I problemi sono tanti. Allora non si sta trovando una soluzione. Il decalogo dell'Europa in questi giorni sta parlando di distruggere, annientare, tutti i verbi negativi. E l'uomo? Voi lo sapete, io sono stato a Strasburgo, sono stato a Bruxelles a parlare all'Assemblea Europea. Là l'uomo non c'è. Se andiamo a parlare di soldi, ci possiamo sedere a tavolino. Se parliamo di uomini... Perché bucare le barche e far sì che un milione di persone sulla riva restino a morire? Il decalogo dell'Europa ha tutti i verbi negativi. E intanto la Chiesa oggi perde tempo a parlare della lunghezza dell'abito per la prima comunione, mentre invece sono altri i temi importanti e quelli da affrontare. Perdiamo tempo per parlare dei fuochi d'artificio, quanti spararne prima, quanti spararne dopo, quando invece... al di fuori ci sono le vere frontiere. Dimmi quale chiesa vuoi e ti dirò quale prete devi essere. Perché in qualche modo noi siamo cornice importante, interessante, a un quadro straordinario. Un giornalista francese ha scritto così della Chiesa: questa Chiesa cattolica, che io stesso spesso strigliata, seppure sempre con la severità che nasce dall'amore, è ancora straordinariamente interessante se la si confronta con il tristo squallore del mondo politico e anche di tanto mondo intellettuale. Questo cristianesimo è il più strano e vasto giardino zoologico del mondo, con ogni sorta di animali, alcuni mediocri e ormai impigriti, ma molti altri eccezionali, pieni di reattività e di carità. Uno zoo dove l'amore ha stimolato in ogni secolo e ancora stimola la fantasia.
per tentare sempre nuove strade e per mettersi così al servizio dei bisogni che di continuo emergono nella società. Il Vangelo, il Papa, la storia, gli uomini d'oggi, soprattutto i poveri d'oggi, interpellano e richiedono una Chiesa di frontiera. E quando dico di frontiera, non intendo soltanto quello che sta in prima linea. Una Chiesa è di frontiera se è convinta di speranza. Un ritrovarsi insieme, un modo per dirsi reciprocamente grazie. È stato questo l'incontro di stamattina tra la Chiesa di Messina e Padre Franco, come il Cardinale Montenegro vuole essere e continua a voler essere chiamato, perché quello che io sono oggi, il Padre Franco che sono oggi, è quello che sostanzialmente mi ha dato Messina, ed è per questo che sono qui a ringraziare, sfogliando quello che è stato per lui l'album dei ricordi. E Monsignor La Piana ha proprio voluto l'incontro di oggi al seminario arcivescovile per un gesto di gratitudine e di amore nei confronti di chi ha dato tanto ed ha fatto tanto anche per la Chiesa di Messina. Io sono Don Franco, quello che voi avete conosciuto, quello che voi avete fatto crescere, e resto quello perché non ho fatto carriera, che se avessi voluto fare carriera, ma il Papa mi ha chiesto di servire di più. Ed è per questo che non cambia niente. Io dico sempre, se prima ero chiamato a fare un lavoro eccellente perché vescovo, ora tutto cambia perché deve essere eminente, quindi ancora di più, con la marcia in più. Ed è con questi sentimenti che sto con voi. Quando a scuola andavo e Padre Previti ci dava i famosi temi, una volta mi scrisse: se è andato, il tuo tema è come un piatto di pasta asciutta. Molti intingoli e poca pasta. Oppure, si è uscito fuori strada. E io, è vero che mi ha dato un tema, però pensavo di correre un pericolo, quello di venire qua a fare una conferenza, quello di dover dire gli immigrati, la carità. Io invece lo vorrei sentire un po' come un incontro tra fratelli, perché, permettetemi, vi sento tali e spero di restare tale per voi, no, anche se ci sono le distanze che sono tante. E semmai oggi voglio dirvi quello che, lo metto tra virgolette questa parola, per colpa di questa Chiesa io ho nel cuore. Colpa si traduce per merito di questa Chiesa. Per cui vorrei stare con voi un po' a riflettere sul sacerdote e la Chiesa. Non è una meditazione, è aprirvi quello che ho nel cuore. E lo faccio perché mi sento in debito. Perché se ora la sto servendo e sono stato chiamato altrove a servire, e quel bagaglio che ho portato appresso me l'avete consegnato voi, quegli uomini che mi hanno aiutato e mi hanno educato, quelle persone, molti di voi, con cui ho camminato, perché in qualche modo coetaneo siamo stati in seminario, e con tanti altri che ho incontrato per strada. Per cui Franco nel cuore conserva quello che la Chiesa di Messina ha dato. E quello che sto dando ad Agrigento, altrove, è perché voi mi avete permesso di scoprirla. Quindi vedetelo questo momento come un momento così, più serve a me che a voi, per ricordarmi quello che io devo essere, proprio perché poi non diventi eminenza, ma resti Franco. E io sono qui per saldare un debito, oltre che per rispondere all'invito che cortesemente mi ha rivolto Monsignor La Piana. È quel debito di gratitudine che metto nelle mani dell'Arcivescovo e di voi tutti, e come vi dicevo, attraverso voi alla Chiesa di Messina, per quanto questa Chiesa mi ha donato e mi ha messo in condizione di poter vivere. In questa città sono nato e in questa Chiesa ho iniziato il mio cammino di fede. Molti di voi non mi conoscono, sono un illustre sconosciuto. Ma proprio per capire perché questo debito, ecco che allora vi dico brevemente qual è stato il tratto che ho fatto qui a Messina, no? Sfoglio un po' l'album dei ricordi, non farò nomi, se non alcuni, ma questo non vuol dire che chi non nomino non vale, perché tutti sono nel cuore, no? E penso che il primo pensiero va alla parrocchia di San Luca, dove ho imparato a conoscere e ad amare il Signore Gesù, e poi quella del Rione Aldisio,
dove ho vissuto la mia adolescenza sino al momento dell'ordinazione. Non posso non pensare a questo seminario. E ci sono dei nomi che se li pronuncio credo che facciano piacere a tanti, a tutti. Ricordate Padre Sciglio, Monsignor Minutoli, Padre Cutropia, i diversi padri spirituali che ci hanno seguito. È per questo che ho debiti e debiti grandi. E poi penso a Minissale, dove ho vissuto, ho fatto esperienza, la prima esperienza di vita comunitaria per me. E poi a Lurra Casas, che se volete è il mio primo grande amore e che non riesco a cancellare, anche se sono stato 9 mesi lì. Poi penso ai 6 anni passati accanto a quello straordinario giovane padre e maestro che è stato il Vescovo Fasola. Ecco perché sono in debito con questa Chiesa. E penso con affetto anche ai Vescovi che lo hanno aiutato, Cannavò, Amoroso, Sgalambro, Miccichè. Poi penso alle case Gescal, dove ho fatto un passaggio di corsa. Monsignor Fasola era malato, avevo un intervento agli occhi, disse vai a fare qualcosa lì. E penso al seminario, perché in quel periodo ho fatto anche da padre spirituale. Poi penso alla parrocchia di San Clemente, dove ci ho vissuto quasi 20 anni, metà come parroco e metà come ospite, e quindi là ci sono altri nomi da fare, voi li sapete. E poi la rettoria di Santa Rita, dove mi ha permesso di vivere anche un'esperienza di carità interessante. Ai tanti servizi che mi è stato chiesto di svolgere nel corso degli anni, ne ho fatti tanti di mestieri. L'aspetto simpatico era che io le nomine le ricevevo in macchina, mentre portavo Monsignor Fasola. Dice, non ho nessuno per quello, ci vai tu. Ogni tanto dicevo, è da molto che non mi fa nomine, perché in macchina poi io diventavo assistente di tutto. Perché lui... E poi non posso non ricordare il servizio fatto in curia, in qualità di direttore della Caritas, poi di provicario e vicario di Monsignor Marra, che mi ha ordinato vescovo, e poi anche di Monsignor Lapiano, a cui sono stato accanto per un anno come ausiliare. È una storia che è iniziata qui e che è continuata nel servizio alla Chiesa di Agrigento e ora in questo nuovo ministero che il Papa mi ha chiesto di svolgere. Io alla mia gente di Agrigento ho detto che l'anello che ho ricevuto dal Papa non è questo, è quello che lui ha dato a tutti i cardinali, appartiene a loro, perché se il Papa ha scelto me perché ha scelto quella terra. E allora io porto quell'anello, ma sono loro i proprietari, perché il Papa ha guardato come quella Chiesa sta cercando di dare accoglienza così come può. Io ve lo dico, lo porto soltanto, però io ho un altro anello che quando il Signore mi chiamerà dovrò dare. Ed è quell'anello che è stato di Monsignor Fasola e di Monsignor Amoroso. E quando finirò il mio cammino, anello che Monsignor Marra il giorno della mia ordinazione mi ha dato, quando finirò il mio cammino terreno, quell'anello deve ritornare a Messina, perché vi appartiene. È anche un mio modo per dirvi grazie. Quell'anello per me è una preziosa reliquia, oltre che un richiamo a una vita, a un servizio da svolgere con gelo, zelo e generosità, come sono stati zelanti Fasola e Amoroso. Ecco, ho sfogliato con voi rapidamente quest'album dei ricordi, volti, storie, incontri, ma il discorso dovrebbe essere lungo. E sono queste persone, questi fatti, che mi hanno fatto e mi fanno essere franco, quello che sono, con i miei limiti, con quelle ricchezze che, e non è orgoglio dire, ognuno di noi c'ha sempre qualche talento in tasca. E per questo, come vi dicevo, vorrei fermarmi un po' a sognare con voi, nel senso... a dirvi quello che io sento di aver ricevuto da questa Chiesa e che sento il dovere di portare sempre con me. Diceva il Cardinal Sunens, felici coloro che osano sognare e che sono disposti a pagare il prezzo più alto perché il sogno prenda corpo nella vita degli uomini. E il sogno nessuno ce lo può togliere. E noi abbiamo bisogno di sognare se vogliamo percorrere la strada sino in fondo. Alcune volte diventiamo dei tecnici, soltanto amministratori. Ma il Signore l'ha sognato, quando ci ha detto siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, ci ha dato un sogno che è straordinario, è bello. Ci chiede solo di metterci per strada.